Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata parleremo di un tema di grandissima attualità. In questa puntata si parlerà di elezioni. Fra poco saremo tutti chiamati a votare per decidere quali saranno i partiti alla guida del nostro paese. Io premetto, essendo stato uno dei fautori del sistema della politica open source, che dal mio punto di vista è un sistema in cui uno Stato ha il potere legislativo, ovvero la classe politica è la rappresentativa del potere legislativo di un paese, è composta da partiti, secondo la mia teoria, è uno schema che non va bene. Io ho una teoria nella quale vedo che il cittadino con un sistema open source è lui a legiferare e non è lui a mettere una classe politica che legifera su sua delega per suo conto, per cui io sono propenso prima di tutto al mettere al bando i partiti. E in secondo luogo, visto che poi i partiti rappresentano delle lobby, delle caste, dei gruppi comunque di gente che cerca di attirare l'acqua al proprio mulino, io metterei anche, vieterei anche l'associazione di stampo partitico. Diciamo, la mia idea è quella di mettere al bando, dichiarare illegali tutti i partiti e non solo mettere illegali, ma anche la costituzione di un partito farla figurare anche come reato, reato contro lo Stato. Per cui vi sembrerà un po' strano che io parli in questo momento di elezioni, essendo questo un sistema contro quella che è la mia teoria che vado a pubblicizzare in internet da 12 anni, ovvero un sistema legislativo open source apartitico. Però, visto che fin tanto in questo momento la situazione è questa, saremo tutti chiamati a votare dei partiti. Allora, io vi voglio parlare in questa puntata di democrazia. La democrazia è un concetto molto importante e fondamentale per la vita di un paese. Voi dovete sapere che la democrazia, così come concepita, è un valore molto effimero e anche un valore molto contestabile da chi la vive. Perché questo? Perché se noi diamo la possibilità di dire la sua, di mettere la propria parola anche alle lobby di poteri, a chi ruba, alle grosse concentrazioni che ormai hanno giunto livelli internazionali, ormai parliamo di globalizzazione del potere. Diamo a questi soggetti la possibilità di metterci il proprio zampino, di presentarsi, presentare le proprie candidature e oppure, cosa ancora più grave, di influenzare le masse con la loro propaganda. È chiaro che non si otterrà mai una vera democrazia. Perché? Perché noi sappiamo, al mondo, nelle mani del 5% della popolazione del nostro pianeta, troviamo il 70% delle ricchezze. Perché? Perché è chiaro, chi ruba, ruba sempre di più perché acquista potere, con i soldi avrà dalla sua i soldati, la polizia, l'informazione, per cui giornali, televisione, e diciamo che il nostro sistema è un sistema che premia il farabutto, per cui la vera democrazia è una vera democrazia in cui il mascalzone, il farabutto, quello che ha rubato, le lobby, le caste, i gruppi bancari che hanno creato una moneta che tutto sommato è carta che viene prestata agli stati e compagnia bella, questi qui la spunteranno sempre perché il popolo non ha il potere, soprattutto quello economico, per potersi difendere, mentre invece il farabutto, avendo rubato, chi ha rubato è chiaro che c'ha il malloppo, e il malloppo lo utilizza in parte anche per plagiare elementi e per infiltrarsi nel sistema della democrazia. Per cui una vera democrazia è una democrazia in cui, diciamo, una persona sensibile che vuole bene al proprio paese faccia da dittatore, perché in questo caso il dittatore, lui che vuole bene al suo stato, ama i propri sudditi, lui vuole bene al suo paese, per cui l'unica cosa che desidera per il suo paese è che il suo paese
non abbia carestie, non abbia malattie, medicine gratis per tutti, e il dittatore buono, lui vuole che il suo paese raggiunga un certo livello di benessere. Per cui è chiaro che un sistema di democrazia alla Gheddafi è un sistema di democrazia che sicuramente può avere successo ed è l'unico sistema di democrazia che possa tutelare i cittadini, perché in quel caso se arriva il banchiere, il farabutto, il guerrafondaio, l'imperialista, quello che è, Gheddafi non gli fa neanche avere la parola, lui lo prende e lo caccia in gattabuia, perché è lui che comanda, lui è il dittatore e lui tutela, salvaguardia, diciamo, la sovranità del suo popolo e dei suoi cittadini. Per cui io il consiglio che posso dare a tutti è di instaurare in Italia un sistema alla Gheddafi. Gheddafi non è stato uno stupido, ha scritto il Libro Verde e in questo Libro Verde ha sancito delle idee molto importanti che noi tutti potremo riprendere per instaurare la democrazia nel nostro paese, ovvero la democrazia deve partire dal basso, una democrazia popolare, per cui ben vengano comitati popolari, nei piccoli paesi si devono formare dei comitati popolari, nelle città anche, un potere che pian piano sale dal basso con piccoli gruppi, gruppi più grandi, fino ad arrivare alle camere del palazzo dove vengono prese decisioni di livello, diciamo, nazionale. Per cui la vera democrazia è una democrazia che parte dal basso, però chi è che tutela questa democrazia che parte dal basso? Se dei poveri cittadini, gente comune, gente che incontriamo nelle strade, come potrei essere io, potrei essere tu, potrei essere Patrizio che in questo momento in qualità di consulente ci sta ascoltando e poi interverrà anche lui nella trasmissione, è chiaro che la gente comune non è tutelata da nessuno, perché se veramente si instaurasse un potere che parte dal basso e che va a spezzare le redini alle case farmaceutiche, ai banchieri, alle case che detengono il petrolio, ai cosiddetti guerrafondai, che sono guerrafondai perché in casa loro non hanno niente, per cui l'unica loro risorsa è cercare di mettere gli artigli alle risorse degli altri, per cui saltano fuori le guerre, guerre mascherate da motivi umanitari veramente molto opinabili, per cui la vera democrazia ha bisogno prima di tutto di una persona forte con il pugno di ferro che nel qual caso il mascalzone, che potrà essere tante volte è una forza esterna al paese che mira a soggiogare i paesi esterni per prenderne le risorse, per poter mettere lì la propria moneta, per poter inserire un paese ostile nella propria area di egemonia geopolitica. Per cui la vera democrazia ha bisogno di un dittatore che nel qual caso una forza esterna o anche il farabutto di turno che si è arricchito a danno della gente comune, di me, di te, di tutti gli altri, il dittatore ci pensa lui perché comanda a metterlo in gattabuia e per cui gli tappa subito la bocca. Per cui la vera se noi nella democrazia diamo la parola alle persone oneste, ma la diamo anche ai farabutti, è chiaro chi è che vince secondo me? Vincono le persone oneste, non vinceranno mai le persone oneste perché le persone oneste non vanno in giro a corrompere, non vanno in giro a fare false informazione, le persone oneste non detengono la parola sui mass media, e per cui alla fin fine, in un sistema democratico finto come quello attuale, l'avrà sempre vinta il mascalzone. Per cui partiamo dal presupposto che per l'Italia ci vuole sì una democrazia, è una persona che però comanda lui. Questa persona, stile Gheddafi, lui non è mai stato eletto da nessuno, lui comanda perché vuole bene al suo popolo e perché ha preso il potere. In un sistema di questo tipo, associato all'Italia, io sarei propenso a mettere a governare
a comandare, non a governare, una persona come Beppe Grillo. Perché? Perché Beppe Grillo è una persona che ha dimostrato inizialmente con i suoi show e poi con la sua politica nelle piazze di avere le idee molto chiare su tutto quello che potrebbe essere positivo nel nostro paese. Suggerisco anche a Beppe Grillo, che so che lui ascolta con piacere le nostre trasmissioni radiofoniche, di non farsi neanche eleggere o farsi votare, di prendere il comando, perlomeno all'interno del suo partito, e rimanere lì al suo posto e dare gli ordini, perché tanto la gente seguirà lui anche se non sarà votato. Mentre invece di far votare i suoi, diciamo, i suoi seguaci, chi segue le sue idee, allora presenteranno le proprie elezioni, saranno votati e saranno anche legittimati a governare. Questo è un po' un sistema alla Gheddafi, dove abbiamo una persona forte, una persona che comanda, nonostante Gheddafi, lui nella Libia non è mai stato, lui non era né capo di Stato né presidente, lui era la guida, ovvero quella persona al di sopra delle parti, che nel tal caso qualcuno, qualche farabutto, combini qualche cosa che vada contro gli interessi dello Stato, Gheddafi comanda e lo mette in gattabuia. Però Gheddafi, lui ufficialmente, non era né il capo di Stato e nemmeno il primo ministro. Gheddafi aveva il potere di fatto, però non rivestiva nessuna carica. Ecco perché quando negli avvenimenti dell'anno passato forze internazionali hanno chiesto a Gheddafi di dimettersi, Gheddafi ha risposto: io non mi posso dimettere perché non rivesto nessuna carica. Il consiglio che do a Beppe Grillo è di comportarsi esattamente allo stesso modo. Beppe Grillo, tu ti metti al potere, comandi, tu fai l'ideologo, detti i principi. Un consiglio che ti posso dare, ma più o meno quello che ho visto anch'io, di instaurare in Italia uno schema alla Gheddafi, uno schema in cui vi è il potere popolare che parta dal basso, dai piccoli comitati popolari fino ad arrivare poi a livelli più grandi a comandare e governare il paese. Ecco, questo è un po' un auspicio, un augurio che io posso fare a tutti per le prossime elezioni. Molti diranno: però è un paese con un dittatore, abbiamo la prova nella storia che non va bene. No, non è vero. La dittatura va male quando, nel tal caso, il dittatore è un guerrafondaio. Quando il dittatore è guerrafondaio, in quel caso allora lo Stato è inguaiato, perché abbiamo un dittatore che non fa gli interessi del proprio paese. Però noi abbiamo anche dei casi in cui il dittatore non è stato un guerrafondaio e ha voluto fare esclusivamente gli interessi del proprio paese. In questo caso qui io dico dittatore, ma potrebbe essere anche quello che un tempo veniva chiamato il re. A questo punto passo la parola al nostro teorico di fatti di politica interna, Domine Dio, il quale potrà ribadire, potrà condividere oppure potrà anche discordare dal mio punto di vista e aggiungere qualche cosa di suo a questo ragionamento. A te la parola, Patrizio. Grazie Andrea, dico, guarda, dico, quello che sostanzialmente condivido la tua impostazione, tuttavia c'è da dire che questa idea del comandante della guida suprema ha, diciamo, storia comunque antica. Ricordiamo che comunque, ad esempio, se consideriamo anche nella storia italiana quello che era il Regno delle Due Sicilie in mano a un potere forte come poteva essere quello dei Borboni, che erano guida per la popolazione, e il Piemonte, diciamo, il benessere maggiore si trovava allora nel Regno delle Due Sicilie. Perché? Perché nel Regno delle Due Sicilie avevamo dei re che volevano bene nel proprio paese, al proprio paese. Lo stesso Francesco II, nell'appello alla nazione, disse: io sono napoletano, sono uno come voi, faccio parte, dei miei affetti sono qui. Non vengo da fuori, queste persone vengono da fuori, vengono a conquistarci senza nemmeno una dichiarazione di guerra. Poi, E peraltro, il addirittura. ramo dei Savoia era anche un ramo pellegrino, per cui non è Sì, se che. poi consideriamo anche la dignità di un Francesco II che si era messo a difendere
il proprio popolo a Gaeta contro degli invasori e con la moglie che portava il moschetto, ma la regina, dico, che portava il moschetto con lui a sparare contro gli invasori e che addirittura rifiutò per molti, molti anni le offerte che gli venivano fatte di riprendersi tutti i beni in cambio della rinuncia al trono. Cioè, noi ci ricordiamo che questa persona era comunque molto attaccata al benessere e disse chiaro e tondo quello che sarebbe accaduto. Disse: queste persone arrivano giù e si prenderanno tutto a voi, non lasceranno nemmeno gli occhi per piangere. Infatti, dopo aver preso la conquista, l'ordine fatto stilare da Cavour, le dichiarazioni anche del primo direttore generale, che è il governatore della Banca d'Italia, erano chiari: il sud deve essere distrutto economicamente. Non dovrà essere più in grado di riprendersi economicamente, che era chiaro, insomma, abbiamo, dico, da una parte anche nella nostra storia un potere ufficialmente democratico che mira a distruggere, mentre al meridione c'erano i Borbone che, nonostante fossero più dittatoriali, volevano bene al proprio popolo. Quando addirittura Ferdinando II sospese la Costituzione, perché sospese la Costituzione, nonostante fosse stato il primo? Perché da una parte i facinorosi, i guerrafondai, impedivano la formazione di un governo. I popolani chiesero a Ferdinando II di sospendere la Costituzione. Fu il popolo a chiedergli: sospendi la Costituzione, crea disordine. E fece bombardare contro quelli che erano i facinorosi, contro quelle persone. Ma il popolo, la popolazione era con Ferdinando II. Perché? Perché si rendeva conto che è meglio essere comandati da una persona intelligente che da 1.000 cretini, che è quello che sta succedendo adesso in Parlamento, che ci sono 1.000 cretini, che 1.000 cretini malfattori che, diciamo, detengono il potere, che l'unica cosa a cui pensano è rubare. Poi in realtà esiste anche un altro principio, un'altra soluzione, che è quella adottata a Singapore, cioè il garante, che è una soluzione secondo me molto interessante. La garante, che è, diciamo, a Singapore, la famiglia Lee, che detiene il potere dal periodo dell'indipendenza. E poi che cosa succede? Che la famiglia Lee detta gli obiettivi ai ministri. I ministri, se non li raggiungono, vengono ampiamente licenziati. Oltre a questo, che cosa succede? Vige per, se tu sei, fai parte del Parlamento, vige la legge del sospetto viene a prova contraria. Ovvero sia, che cosa succede a Singapore? Nel caso in cui il parlamentare è un sistema monopartitico, da notare, nel caso in cui, per dire, il parlamentare, anche se lo viene sospettato, finisce in galera senza processo. Perché è un parlamentare? Il parlamentare deve essere al di sopra di ogni sospetto e perde immediatamente tutti i suoi soldi. Ritengo la soluzione giusta, perché se noi consideriamo anche questo principio, che il parlamentare è lo Stato, i diritti civili servono per difendersi dagli abusi dello Stato, ma se tu sei lo Stato e sbagli, devi essere al di sopra di ogni sospetto. Se non sei al di sopra di ogni sospetto, c'è, cioè, anche solo il sospetto che tu abbia fatto questo, tu devi andare dentro, non c'è nemmeno bisogno di processarti, perché sei lo Stato. Quando entri dentro il Parlamento, c'hai la foto col mafioso, vai dentro, Ma io punto. guarda, io sarei anche per un sistema che prima di metterlo dentro anche un po' di frustata in piazza, Eh sì, giusto a scopo perché intimidatorio per tutti gli altri. sì, anche a scopo intimidatorio per tutti gli altri, perché queste persone che prendono comunque il potere, che finiscono nel Parlamento, devono essere chiaro, devono sapere chiaramente che loro rappresentano lo Stato. Il diritto civile e il garantismo sono cose per difendersi dallo Stato, ma se loro sono lo Stato, su che cosa si difendono? Da se stessi? E deve essere chiaro che questo sistema dovrebbe di rovesciamento delle garanzie, per cui, diciamo, se tu fai parte, sei un cittadino comune, tu puoi hai il diritto di andare in processo, ma se tu fai parte, ad esempio, sei il proprietario di una società quotata in borsa, sei il presidente di una società quotata in borsa, sei il L'avvocato del parlamentare. mafioso, diciamo, il ghedina di turno. Il ghedine di turno, cioè tu finisci, cioè se tu non, fino a prova contraria, cioè tu finisci dentro,
al solo sospetto, addirittura finisce addirittura No, sul. in Italia ci sarebbero gente che, come vengono nominati, eletti o si autonominano all'interno del partito, sarebbero già ammanettati perché il sospetto proprio era già sul nascere. Sì, anche se quello di però per dire, se noi ci pensiamo bene, un deterrente molto forte, perché a quel punto chi va al potere è chi effettivamente non ha niente da temere. Cioè a quel punto il politico che ha frequentazioni, tu stai tranquillo che le frequentazioni poi non ce l'avevo, perché se becca anche un'intercettazione, frustate, basta, frustate, in galera, perdi tutti i soldi che hai. Cioè deve essere un sistema che non. Perché bisogna essere chiaro, quando una persona finisce, cioè occupa una certa carica, lui ha lo Stato e come tale si deve comportare. Non possiamo più tutelare che cioè, certe cose. Cosa mi rappresenta l'immunità parlamentare? Per quale motivo? Per difendere il diritto d'opinione? Ma sti cazzi, insomma, il diritto d'opinione. Cioè queste persone abusano ampiamente, poi oltretutto sono. Ci vuole l'approvazione per mandarli in carcere per l'intercettazione. In realtà deve essere il contrario, dovrebbe essere il cittadino comune avere l'immunità. Il parlamentare, il dirigente di borsa, della società quotata in borsa o di banca, c'è il sospetto che abbia fatto una cazzata dentro. Carcere di massima sicurezza, legnate e via. Insomma, non possiamo più tutelare questo. Il problema. Perché la democrazia fallisce? Questo è accettato ampiamente dalla maggioranza delle persone che sono persone ignoranti, sono accettati, diciamo, certi comportamenti a livello politico, è fasullo. In realtà ci vuole, come era una volta, un garante, un re, come lo chiamo io, sono Fatore, che gestisca direttamente tutto il sistema giudiziario e sia a capo anche di quelle che sono le forze di polizia. Un Parlamento eletto con un limite di mandato, secondo me, due mandati anche troppo, un mandato, punto e basta. E poi che cosa succede? Che se entro quel periodo di tempo, io ho ad esempio hai fatto la dichiarazione di redditi il primo anno, se esiste una differenza maggiore, un incremento di redditi, superiore, cioè il controllo dei redditi di ogni parlamentare, un incremento di redditi superiore alle 5 volte, e tu vai in galera, punto, c'è il sequestro dei beni. Ma il problema sai cos'è anche secondo me? Che per violare la legge il parlamentare o comunque chi ci rappresenta deve infrangere delle regole scritte, però secondo me, visto che poi questa gente qui le regole scritte se le scrivono loro per loro stessi, e c'è anche il rischio che questa gente non compia crimini, perché depenalizzano tutto quello che li riguardi. Per cui io sono proprio dell'idea a certa Sì, gente però te posso. filtrarla e allontanarla dalla politica. Ci vuole uno che comanda col pugno di ferro, richiamiamo i Borbone, mettiamo Beppe Grillo, però ci vuole uno al di sopra del party che comanda lui e questa gente neanche farla entrare dentro a comandare, perché Sì, per no. infrangere la legge devi violare un codice scritto. Ma il problema, in tanti paesi, guarda che ti garantisco che in tanti paesi c'è stato anche il bricconcello che si è fatto le leggi per lui per saltare Sì, fuori pulito da storie di questo tipo. questi lo so, questi fra cui cioè, abbiamo anche l'Italia con Berlusconi, ma il sistema che intendo io uno c'è cioè, capo, l'arbitro super partes. Questo arbitro super partes naturalmente verifica automaticamente la costituzionalità delle leggi e la cosa nel caso in cui la legge risulta qualche legge per allargare il procedimento. Lui stesso te posso dire la respinge e chi ha approvato quella legge? Perché giustamente, anche come dice Crozza, il problema non è prima, è che molti di loro rubano dopo. Quindi noi dobbiamo essere, se c'è il sospetto per dire uno come Fiorito, cioè ti posso dire la guida è il re che interviene e il re che interviene dà subito l'ordine, appena escono fuori. I fatti di Fiorito da subito sull'ordine di portarlo all'arresto a frustate, punto.
Sì, il Gheddafi di turno, che il Gheddafi lui non era né re, né il primo ministro, né tantomeno il capo di Stato. Gheddafi lui era il garante della democrazia, il garante del paese. Era quella figura che interveniva qualora il bricconcello di turno, il farabutto, il nanetto malefico e compagnia bella cercavano di mettere le mani nella marmellata per portarsi qualcosa a caso, per aggiustarsi le proprie cose. Allora in quel caso lì il Gheddafi di turno lo prendeva e lo cacciava in gattabuia. Sì, c'è cioè, un sistema in cui esiste questo garante, cioè che io intravedo nella figura pure monarchica, perché comunque consideriamo anche che, se noi guardiamo anche la Spagna, consideriamo anche un monarca di questi tempi moderni, arriva la garanzia, non deve essere eletto da Bah, nessuno, cioè. Gheddafi era stato eletto re dell'Unione Africana, era stato messo re come dell'Unione Africana, non della Libia, ma di questa figura multistato, era stato messo come re, visto il suo pugno di ferro e la figura carismatica. Sì, no, ma infatti, ma poi consideriamo questo, abbiamo un re, un garante che è anche il gestore che controlla anche la magistratura e le forze dell'ordine, lascia naturalmente controllare, lascia naturalmente svolgere attività politica, ma se vede qualcosa che non va, scatta subito, immediatamente l'arresto, perché deve essere chiaro che non deve esistere tutela politica. Per questo la figura garante, un re supremo capo della magistratura a livello anche a livello autoritario, basta. L'ordine, fra l'altro, dal re dovrebbe essere anche chiaro che un ordine del re equivale a una condanna d'arresto, equivale a una condanna senza appello, a una Per condanna forza. definitiva. A una condanna definitiva. Il re fa soprattutto per quanto riguarda. Per quanto riguarda poi tutta la classe politica, per quanto riguarda E per chissà quanto com'è contento Beppe Grillo che ci sta ascoltando, perché sa già lui che alla fin fine la figura designata sarà lui. sì, no, ma infatti perché serve proprio una cosa, serve proprio questa figura, la figura che insomma garantisce come portavoce che parte anche con insomma degli ordini precisi, insomma, tu rubi, ma quale processo? Quale processo bisogna far fiorito, poi al diritto? Un decreto, 24 ore, in galera, basta, esce fuori qualcosa, basta, via, deve essere parlamentare al di sopra di ogni sospetto, esce fuori lo scandalo Rubi, sei primo ministro, vaffanculo, in galera, decadi automaticamente. Non bisogna avere più tolleranza. La democrazia è scaduta anche perché noi abbiamo iniziato ad avere tolleranza nei confronti di certe cose, che abbiamo iniziato a garantire certe cose, certe questioni. Io sono molto più per un sistema in cui preferisco essere governato da un genio che essere governato da mille idioti che pensano solo a rubare. Vediamo, se noi vediamo il regno delle due Sicilie, quello che era il regno delle due Sicilie sotto Ferdinando II, terza potenza industriale in Europa durante quel periodo, nonostante non avesse colonie, e puntava i piedi contro l'ingerenza dell'Inghilterra, forte del suo pugno di ferro, facendo anche in caso anche bombardare insomma, gli inglesi entrando a brutto muso in contrasto anche con gli inglesi, è quello che è l'ex regno delle due Sicilie adesso, cioè vediamo Napoli, destra destrata, la prima città in cui si è fatta la raccolta differenziata per decreto del re, siamo passati a una città in cui è diventata la Mondezza d'Europa. Perché? Perché si è lasciato mano resta ai lestofanti dal tempo di Garibaldi, anzi, lui stesso Garibaldi disse chiaro e tondo che la Camorra era lì per aiutarlo e fu fermata e fondata e creata solo per aiutarlo. Si trovano delle rette precise, dice abbiamo creato la Camorra per fare un buon lavoro per noi. Quindi ti posso dire, e se non stati messi apposta degli stofanti, perché l'idea appunto quando c'è stata fatta l'unificazione era portare degli stofanti al potere.
È stata quella a portare perché più manovrabili, più ricattabili, quindi si poteva far fare tutto quello lì che si voleva. Ma io stavo pensando a questo punto anche al ruolo di Gheddafi che ebbe prima della sua cacciata al potere, perché Gheddafi, non so quanti lo sanno, ma Gheddafi è stato attaccato perché lui, prima di avere le forze della NATO contro e che lo hanno poi portato ad uscire di scena, ha voluto instaurare per il bene del suo paese, per il bene di tutta l'Africa, una moneta d'oro. Lui ha Dinaro d'oro. proposto l'adozione di una moneta d'oro come moneta di scambio per tutti i paesi esterni che volevano acquistare risorse dall'Africa, perché noi sappiamo che l'Africa è un paese molto ricco di risorse, è un paese che potenzialmente è ricco, però non riusciva a svilupparsi economicamente perché veniva sempre ripagato con della carta, per cui davano ricchezza in cambio a una bolla di fumo. Per Poi cui consideriamo pure che il sistema dei bancario islamico, comunque, diciamo, a differenza del sistema bancario occidentale, era un sistema che comunque richiedeva sempre delle garanzie reali. Quindi l'Islam dal punto finanziario aveva creato, diciamo, un sistema bancario molto più efficiente perché si sviluppava con delle garanzie reali dietro. Le banche islamiche sono molto più efficienti a livello tecnico di quelle che sono le banche. Di quelle che sono le banche commerciali tipo occidentali. Poi consideriamo anche che Gheddafi aveva creato il dinaro d'oro perché? Perché giustamente essere ripagati con della mondezza cartacea levava, in realtà il dinaro d'oro levava il potere di stampare moneta, insomma, le banche, tutto il discorso della riserva frazionaria, adottare il diritto bancario islamico, tagliava tutto. Tutta la riserva frazionaria, tutto il problema della riserva frazionaria e oltre alla riserva frazionaria, diciamo, creava una moneta, diciamo, indipendente, quindi vendeva, portava fuori gli stati africani dal gioco. Se si considera che lo stesso Krugman dice che l'adozione dell'euro ha ridotto l'Italia a un paese del terzo mondo perché prende a prestito una moneta straniera. Immaginiamo adesso l'Africa che si trovava con una moneta straniera, a un certo punto dice, siamo ricchi di risorse e non vogliamo essere pagati in oro. è quello che la domanda che a questo punto sorge spontanea. Abbiamo visto che Gheddafi non è un segreto per nessuno, è stato fatto di mezzo perché voleva adottare il dinaro africano, è stato lui il promotore e ce l'aveva fatta. Nel qual caso venisse eletto in Italia, ma in qualsiasi altro paese europeo, comunque anche da altre parti, venisse eletto una persona intelligente al di sopra delle parti, e con la volontà di spezzare questi poteri forti, poteri criminali che alla fin fine stanno gestendo il mondo economicamente, parliamo di poteri che sono che detengono le redini della finanza, per cui nel qual caso salisse al governo una persona con l'intenzione di rimettere le cose a posto, il rischio maggiore è che arriverebbero a quel punto lì gli imperialisti, i farabutti di turno, quelli che il loro ragionamento è morte tua, vita mia, alla fin fine la persona di turno che prenderebbe le redini in questo momento, presumo, non avrebbe vita facile, si troverebbe anche lui detronizzato da poteri più forti di lui, come potrebbero essere gli americani o tutto l'intero blocco NATO, o i gruppi di banchieri, o comunque ci sarebbero Un tentativo di supporti internazionali. detronizzarlo come sta succedendo in Argentina contro la Kirchner, che il Fondo Monetario Internazionale sta dicendo alla Kirchner, che è la presidentessa argentina, l'ex moglie di Cristo, l'ex presidente Kirchner, diventata presidente.
voi dovete cambiare politica e fare quello che vi diciamo, se no facciamo problemi. E la Kirchner dice: la politica risponde ampiamente, la politica che dicevate era sbagliata, e quindi non la facciamo, sono cazzi vostri perché siamo ritornati a essere un paese creditore, non un paese debitore perché abbiamo cambiato politica. Alla fin fine è quello che voglio dire io, un paese in cui c'è una guida illuminata che vuole fare interessi per il popolo. Questo qui verrebbe messo in condizioni di non fare nulla perché verrebbe primo embargato, secondo c'è anche il rischio che lo facciano anche fuori militarmente con una guerra, per cui quello che vi faccio io. Secondo me ci sarebbe possibilità che la persona, diciamo, con interesse, l'unica cosa venga, diciamo, decisa, possa decisamente farcela, perché se vediamo in Ecuador il presidente Rafael Correa, diciamo, noi abbiamo un personaggio che tutto sommato nel senso ce la sta facendo, sta portando l'Ecuador a bei livelli, sta rispondendo. L'unica cosa qual è? Che Correa non si è fatto scrupolo, appena ci sono stati problemi, ha fatto arrestare immediatamente i membri del Fondo Monetario Internazionale, ha bloccato, ha chiesto aiuto anche a altri stati, facendo gruppo con quegli stati che potevano avere interessi simili. Cioè ha fatto gruppo, cercato di fare unione con altri stati, tipo con Venezuela, con Cuba, con altri stati E imbarcati, dicendo: teoricamente l'Italia era quello più interessato ad equalizzarsi. sì, quindi per dire, equalizzandosi con quegli stati imbarcati, cioè ci potrebbe essere anche una chance. Poi oltretutto Correa cosa ha fatto? Ha eliminato tutti i capi militari precedente regime e li ha sostituiti con persone, diciamo, a lui fedeli. Correa ha utilizzato dei meccanismi di mercato, come è stato nel caso della contestazione del debito contro le stesse persone che volevano usarli contro il paese. Quindi è stata una persona, certamente un presidente molto intelligente. Poi cosa ha fatto? Alla fine ha agito anche contro la stampa finanziata da quei gruppi molto potenti. Noi abbiamo che Rafael Correa attualmente è ancora presidente e vince a man bassa le elezioni, vincerà a man bassa le elezioni in Ecuador, perché è stato un grande personaggio, un grande presidente che, nonostante abbia studiato negli Stati Uniti, abbia studiato come fregarli, in realtà abbia cercato di entrare nella loro mentalità per giocare contro quelli che erano i potentati economici, contro quelli che sono i potentati economici. Perché vedere a quel punto JP Morgan col cappello ha pure fatto arrestare dei membri di Rothschild, ha fatto chiudere la Morgan, mettergli paura, nel senso stava una bella soddisfazione, ma perché era una persona che comunque voleva bene al suo paese, voleva bene al suo paese come tale era pronto a correre dei rischi, cioè, quando lui respinse e cacciò via i membri del Fondo Monetario Internazionale, lui disse che era attorno, gli disse che era attorno, dice: sono una massa di incompetenti, non pagherò più questi, non farò più mangiare alle nostre spese questi incompetenti. E alla Non c'è il rischio fine. che così facendo mettono anche lui da qualche parte in una bevanda una sostanza radioattiva e gli fanno prendere anche lui un tumore? Lui ha il rischio, come è successo con Chavez, queste persone, però queste persone alla fine lo fanno molto per amore del popolo, perché cioè, uno deve essere un capo, deve essere pronto a prendere anche queste decisioni, questi rischi. Cioè, ecco perché io sono dell'idea che questo istituto dovrebbe essere monarchico, perché tu educhi una famiglia a fare questa garanzia di guida. E tutte le volte che questa famiglia prende il potere, sbatte con il pugno forte e tutto dipende da questo fenomeno. Ecco perché mi considero riguardo una moderna forma di monarchia. Certo, è chiaro, insomma, che questi soggetti dovremmo evitare, detto soggetti che soffrono della malattia conosciuta come pellegrinismo senile,
che noi sappiamo in Italia molti ne sono affetti, e mettere un soggetto rappresentante, diplomatico, di cultura, ma che abbia il pugno di ferro e che se la senta di prendere dei rischi. Se la senta di prendere dei rischi, qual è il rischio di essere ammazzato, il rischio che venga sparato, il rischio di... E poi che sappia anche agire con vendetta. Perché ricordiamoci chiaro e tondo che qui stiamo parlando di combattere contro mafia, che cos'è il gruppo Bilderberg? Sono delle mafie, agire immediatamente contro, sappia agire contro queste, cioè non si capisce perché una società pubblica come l'ENI debba entrare nel gruppo Bilderberg, ma chi l'ha detto? L'ENI è in mano allo Stato, perché lo Stato italiano deve entrare nel gruppo Bilderberg? Ma chi No, l'ha il detto? problema è che il gruppo Bilderberg entra nello Stato italiano. Esatto, quindi uno deve essere in grado di agire, poi nel caso in cui, perché non è detto che queste persone siano molto efficienti delle volte, nel caso in cui queste persone falliscano, cioè deve essere anche una persona vendicativa, tu provi a uccidermi e io agisco contro di te, devi essere sicuro di ammazzarmi, se no io agisco brutalmente e chi li sostituisce deve poter agire ancora brutalmente contro di loro. Quindi deve essere una persona anche pronta a questo. Diciamo il Ricordo. garante super partes che nel qual caso qualcuno faccia la malefatta, lui agisca usando il pugno di ferro senza alcuna pietà. Sì, esatto, cioè deve spaventarli, cioè deve essere poi per dire se questi potentati mirano a eliminarlo, lui deve essere anche pronto a rispondere pesantemente. Ricordo un fatto singolare, essendo io discendente uno dei discendenti anche del prefetto di Ferro Cesare Mori, che il mio prozio, durante quel periodo provarono, la mafia ordinò due attentati, fallirono entrambi gli attentati, trovò chi è stato, andò a cercarli casa per casa, senza discutere, gli sparò, li fece fuori, insomma, ammazzò quattro persone. Dopo che fece quello, tutti i siciliani si presentarono in prefettura a collaborare. Perché? Perché era una persona a livello dal carattere, una figura dal carattere brutale, deciso, e aveva questo vendicativo. Tu, mafia politica finanziaria, miri a ammazzarmi? Se sbagli, devi essere sicuro di farmi fuori, ma se mi fa fuori c'è mio figlio che la pensa come te, c'è mio nipote che la pensa come te, che ti va a cercare sotto casa e ti spara. Quindi stai attenta perché qualcosa, la risposta sarà pesante e questa gente deve iniziare ad avere paura. Finché questa gente non avrà paura e non ci sarà qualcuno in grado di fargli paura, e questa gente si sentirà pronta a spadroneggiare. Mandi, i tedeschi si lamentano, incomincia le banche tedesche. Più che tedesche, incominciamo domani. Tutto l'ordine: domani vende Deutsche Bank, vende 10 miliardi di titoli italiani. Domani, benissimo. Ordine d'arresto per tutti i dipendenti di Deutsche Bank e sequestro di tutti i beni. Vediamo un attimo. Poi, vediamo un attimo: sequestro e nazionalizzazione forzata di tutti i beni di Deutsche Bank in Italia. Dopo, vediamo un attimo. Che il prossimo vedrai che ci pensa. Insomma. Vedrai che pure Commerzbank, perché ricordiamo che gli autori della speculazione contro le liquidità sono state le banche tedesche. Vediamo, 2 giorni dopo tu vendi, adesso ti sistemo io, via. Vediamo, non si può agire ancora con tolleranza nei confronti di questi potentati. Bisogna essere chiaro, insomma, fa una cosa, speculi al ribasso per creare, e io ti aspetto e ti devi aspettare una rappresaglia. Ordine d'arresto, arresto immediato per tutto. Vedi insomma che alla fine un'azione del genere, vedi insomma che fa paura e deve far paura, insomma. Succede, mi fanno un attentato, 2 giorni dopo tutti i dipendenti che ho arrestato, uno per uno, tutti i manager vengono fucilati. Vediamo un attimo. Vediamo Noi un attimo. sappiamo che questi sono già metodi già adottati da paesi come per esempio gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese essenzialmente guerrafondaio e mantiene
gran parte del proprio potere e quasi tutta la sua egemonia geopolitica viene mantenuta con la teoria del terrore. Adesso non so quanti sono i nostri radioascoltatori che ne sono al corrente, però gli Stati Uniti per loro mano hanno ammazzato 3.450 persone solamente lo scorso anno in Pakistan utilizzando dei droni, ovvero degli aerei pilotati a distanza, degli aerei come fossero degli aerei giocattolo, sono andati ad ammazzare 3.450 persone, tra cui anche gente che si era semplicemente riunita per festeggiare un matrimonio, una festa in famiglia e compagnia bella, per cui la teoria del terrore, una teoria che è già stata utilizzata e viene utilizzata tuttora per mantenere il potere, per cui Sì, se noi però vogliamo la spezzare le redini a teoria questa gente. va utilizzata contro di loro. Certo. Vanno terrorizzati i Rothschild, degli Rothschild. No, terrorizzati. Devono avere paura. Devono Fai avere paura. altre cose. Io non so quanti sono i cultori della storia che sanno un po' di economia finanziaria, come veniva regolata in passato, però io vi parlo nei tempi del Medioevo. Prestare soldi ad usura era uno dei reati più condannati dalla Chiesa, perché prestare soldi ad usura significa che tu ricevi un guadagno anche mentre dormi, per cui è un'operazione blasfema, perché mentre dormi ti salgono gli interessi dell'usura, tu un guadagno mentre dormi, per cui è un'operazione blasfema e la Chiesa puniva pesantemente tutti questi atti qui di usura e in quel caso lì, diciamo, per esempio paesi come l'Italia che hanno gran parte del territorio che teoricamente fa parte dello Stato Pontificio, perché è uno Stato che è caduto giuridicamente solo perché è stato conquistato, però si potrebbero benissimo ripristinare la situazione prima dell'invasione, della conquista di Garibaldi, che non ha nessun appiglio giuridico, e in quel caso lì la Chiesa potrebbe benissimo ripristinare i metodi e le usanze già prescritte dai papi del Medioevo, ovvero questi mascalzoni che alla fin fine mettono il cappio alla povera gente e potrebbero benissimo essere condannati alla ruota, essere condannati al rogo, scuoiati vivi, scorticati, fatti parlare, cioè i metodi, tant'è che poi nelle segrete di Castel Gandolfo o comunque al Vaticano, loro i mezzi per far parlare la gente mica li hanno buttati via, che a me si saranno un po' arrugginiti, però comunque alla fin fine si potrebbero comunque utilizzare e riattivare questi strumenti qua per rimettere in riga il mondo della finanza, perché noi sappiamo benissimo che siamo in una situazione in cui il potere mira veramente a ridurre a nulla la povera gente, a ridurla al lastrico. Non ci saranno più famiglie, perché da qui in futuro per fare una famiglia ci vorranno sacrifici che né uno né due coniugi messi assieme potranno in alcun modo superare, anche rubando, volendo ipotizzare la cosa. Per cui io sono dell'idea di ripristinare i vecchi metodi, soprattutto quelli che si sono dimostrati funzionare, utilizzati nel Medioevo. Sì, esatto. Queste persone devono sentire nel momento stesso terrore, paura. Come affermava il mio prozio Cesare More, riferendosi alla mafia, ma diciamo possiamo riferirle a queste grandi mafie internazionali, se la mafia fa paura, lo Stato ne deve fare di più. È così, è l'unico sistema. Se le banche, se questi potentati, Bilderberg fa paura. Gli stati devono fare più paura del Bilderberg, perché devono fare paura al Bilderberg. Ricordiamo su questo anche le dichiarazioni di un noto mafioso come Calogero Vizzini riguardo al mio prozio, Cesare Mori, prefetto di Ferro, in cui si
cui diceva ampiamente, dice, questa persona, noi eravamo terrorizzati da lui e al giornalista che gli chiedeva, ma che cosa può dire di lui? Che lui era un uomo, come riconoscimento che l'unico sistema per tenerli sotto è schiacciarli brutalmente, senza tanta pietà e senza tanta considerazione per i diritti civili, che sono persone a cui vanno rilevati i diritti civili. I diritti civili vanno conservati per la povera gente, per la gente che Esatto. lavora, la gente che contribuisce a fare il bene della società, a costruire qualche cosa, un futuro comune, ma per mascalzoni che cercano di rubare alla povera gente per ingrassare le proprie lobby, non ci Infatti. vuole alcuna pietà e non bisogna innanzitutto dare a costoro alcun diritto perché non se lo meritano. Infatti, esatto. Ok, credo di aver fatto con questa puntata il punto su un concetto di democrazia reale. Sono convinto che il nostro cordiale radiospettatore condividerà il più delle volte anche le virgole. Comunque, chi non condivide può lasciare un commento sotto questo video e vi auguro un buon proseguimento di giornata e soprattutto auguro a tutta l'Italia di ritrovare pace e serenità con le prossime elezioni. Finalmente ci sarà aria di cambiamento, finalmente gli italiani riusciranno, anche per mezzo del proprio voto, a riottenere ciò che gli è stato tolto e rubato nell'ultimo ventennio. Patrizio, a te la parola. Esatto, faccio lo stesso augurio e mi raccomando, ricordo sempre di non votare i vecchi partiti perché li conosciamo fin troppo bene. Date speranza ai nuovi e votate tutto ciò che è nuovo, perché l'Italia ha bisogno di cambiare. Come diceva qualcuno, bisogna votare e votare per cambiare e votare PD, PDL, Agenda Monti. No, no, votate, Sono votate, facciamo diventare il gruppo di Beppe Grillo o comunque qualcuno che abbia il pugno di ferro, lo facciamo mettere a capo che poi questi qui ci pensiamo noi a stanarli casa per casa e frustarli. Esatto. Qualcuno che abbia comunque appunto pugno di ferro che sia in grado di fermarlo. Io sono per Grillo, un po' per la mia appartenenza politica, un po' perché ricordo che Achiodazzi e Berlusconi, che è l'unico che è stato capace di ridurre Berlusconi al silenzio, perché se fosse stato per i membri della sinistra avremmo avuto Berlusconi ancora al 30-35%. Per cui mi raccomando, ragazzi. Pensate anche a questo.